Beh, un bruttissimo episodio, sicuramente, anche perché nel, nell'immaginario collettivo eh, a più di qualcuno sarà venuto in mente che l'ultimo episodio di aggressione, per così dire, ma veramente impressionante, è stato quello è gravissimo del Dominicano che ha eh, ucciso i due poliziotti. Fortunatamente non destano preoccupazioni le condizioni di salute dei due agenti della polizia locale feriti sabato pomeriggio nella rissa al bar Bocacica Cica di Via Conti, tante le attestazioni di solidarietà dai telespettatori. Di Tele Quattro, colpiti dalle immagini delle violenze scaturite durante l'intervento dei vigili per bloccare la festa clandestina con decine di persone all'interno del locale, accalcate e senza mascherina. In particolare un agente è stato colpito più volte alla testa con pugni da parte di uno dei due giovani arrestati che si trovano ora agli arresti domiciliari. Si tratta di un ventenne e un trentenne originari di Santo Domingo, entrambi pluripregiudicati. La polizia è sulle tracce di una terza persona indicata tra gli agitatori di sabato. Oltre a calci e pugni, nel bar sono volati anche bicchieri e bottiglie di vetro e le urla e gli spintoni sono proseguiti anche all'esterno. Lo stesso locale, chiuso per cinque giorni per il mancato rispetto delle norme antipandemia, non è nuovo a questi episodi, circostanza confermata sia dai vigili che da molti residenti nella zona di piazza Perugino. Le indagini, spiega il comandante Milocchi, in questo momento sono volte a verificare che le autorizzazioni Amministrative siano a posto. A colpire dalle immagini trasmesse da Telequattro è stata soprattutto la reazione violenta degli aggressori nei confronti degli operatori di polizia intervenuti dopo una chiamata. Tra l'altro, questi hanno precedenti penali. Il locale, che tra l'altro chiederò anche a quest'ora il prefetto, che si agisca nel modo più rigoroso possibile, anche perché sono anch'essi recidivi. Quindi, un'aggressione del genere è assolutamente inconcepibile perpetrata anche da numerose persone. Tutto questo è una cosa assolutamente grave sulla quale non si può transigere.